Questo video è per far capire qual è il problema con cui mi trovo. C'ho due colori che voglio utilizzare nello stesso lavoro e c'ho nove zone del secondo colore. Queste non aumenteranno di dimensione, queste scendono come delle linee. Quindi è una linea. È una cosa lineare che va in questa direzione, così, questa uguale, e queste altre qui invece, queste zone qui arancioni, dove faccio gli aumenti e dove quindi mi troverò con una zona più ampia arancione, questa linea blu, queste nove linee blu che scendono. Insomma, quello che sto facendo è questo, faccio questi tre punti, vabbè poi vedi dentro il video, metterò il link per il video corrispondente, faccio questi tre punti, poi visto che metterò a questo livello metterò tre punti arancioni, qua faccio tre catenelle, uno, due e tre, e la terza la allungo per modo che non se ne venga nel caso sbaglio qualcosa. Dopodiché, che era il punto fatto? Sul terzo punto alto, su questi tre punti, sul terzo, infilo l'uncino, ci avvolgo il quello lì che ho lasciato, così come lo sto lasciando per questo, l'avevo fatto anche prima, ho fatto due catenelle. Qui resteranno, dell'arancione faccio sempre due catenelle, del blu a ogni giro dovrò fare una catenella in più. Quindi qui ho fatto due catenelle, lo stringo intorno all'uncinetto, me lo porto attraverso un buchino che ho selezionato in cima al punto. Poi come faccio per non imbrogliare i cavi? Mettiamoli qua. Girato qui intorno, dopodiché devo fare uno sul primo, qui si vede, aspetta un momento, no, non solo non si vede ma ho pure sbagliato a prendere uno sul primo, semplicissimo punto alto. Sul secondo l'aumento, il secondo l'aumento è qui dove si infila da dove usciva il blu, no, questo è preso bene così, è uno, aspetta, sempre attenzione, è uno, due, esce. Imbrogliare con un altro cavo e tre, questo era il primo, questo qua è il secondo, cioè lo aumento nello stesso punto di sotto. E tre, come ho detto faccio due catenelle qui, una e due, e questa è questa che ho appena preso. Da qui ora gli costruisco i tre punti in blu e farò questo stesso movimento però con i colori incrociati. Questo, acchiappo il blu, lo stringo un po', me lo porto attraverso, ecco qua, attenzione che sia ancora un po' stretto, qua ce la faccio per passare per sopra per evitare di imbrogliare tutto. Poi qua sopra, che era front post in inglese, non lo so come si dice in italiano, uno, ma questo è il punto che chiamo punto messicano, che è una specie di slip stitch, cioè punto bassissimo con sopra un punto alto, se non l'ho già visto, mi ricordo, penso che abbiamo cominciato con questo, ecco, questo è uno,
capire di cui questo serve in effetti a bloccare il filo, in modo che il punto alto viene meno... Si potrebbe fare un punto altissimo, però questo viene un poco meno molle. Aspetta. E poi un'altra volta. Diciamo che questa volta l'ho registrato, ma non è bene. Che non abbia fatto doppio errore quello che volevo fare. Che avevo detto tre catenelle. Una. Due. E tre. Un'altra volta l'allargo, perché sicuramente per sbaglio tirerò, e questa è un'altra volta quello che ho già fatto, filo qua dentro, filo qua dentro, acchiappo il cavo arancione, lo stringo un po', lo porto attraverso. Faccio due catenelle invece di tre, perché questa costa voglio che si restringa un po'. Potrei fare tre catenelle, ma ne voglio fare due per fare in modo che si restringe e che venga, vedi, come rialzata. Rialzata. Per questo due catenelle qui invece che tre. E niente, continuo così, però è lentissimo, cioè non mi rendo conto, davvero questo è un modo ragionevole per andare avanti, mi chiedo.